esistere. Un mondo migliore. Buonasera a tutti, benvenuti a quella che sarà la presentazione della lista Svolta Comune, il paese che vorrei. In pratica è l'inizio della nostra campagna elettorale. Già, come potete ben vedere, abbiamo un parterre, diciamo così, di giovanissimi, di giovani giovanissimi, e non c'è bisogno sicuramente di dare l'età per capire che è una compagine molto giovane, anche se molto molto preparata. Ma la novità assoluta, ce lo sentiremo, ve lo sentirete dire tantissime volte perché è così, è la prima volta a Roccapalumba una non candidato sindaco, ma una candidata sindaco. È precisamente Rosa Maria Giordano. Bene, ora avranno modo tutti di dire qualcosa, anche per presentarsi naturalmente, a dire qualcosa, da fare un saluto a tutti. E la cosa, insomma, che mi preme dire è che siamo prontissimi. Abbiamo cercato, ci sono state un po' di, tra virgolette così, un po' di vicissitudini per tanti motivi, ma alla fine la cosa importantissima è proprio quella di essere riusciti a portare avanti e a quadrare la situazione con, ripeto, una situazione nuovissima. È una situazione che sicuramente darà tantissimo a Roccapalumba a livello di idee, di progetti, di voglia, di passione, che non mancano sicuramente a questa componente. Bene, io non sono il moderatore, ma sono stato designato come esterno al ruolo di assessore all'agricoltura. Vi ringrazio. E allora, ora prima di fare parlare un po' gli altri, due cose soltanto su quello che sappiamo, che cosa rappresenta Roccapalumba, per Roccapalumba l'agricoltura. E io, diciamo, oltre ad avere due grandi passioni, infatti molti, alcuni mi conosceranno magari come appassionato di funghi, di ecologia, altri ancora come appassionato di astronomia. E lavoro però nell'ambito agricolo, perché lavoro alla Regione Siciliana Assessorato all'Agricoltura, precisamente all'UIA di Roccapalumba presso il Carafritti. Direte voi, ma c'è un controsenso. UIA di Roccapalumba, UIA sarebbe ora l'acronimo di Ufficio Intercomunale Agricoltura, che non è altro che l'unione tra i due uffici che erano locali, diciamo che erano la vecchia condotta e le SOAT. Adesso siamo tutti in un unico ufficio, però ripeto, c'è come se ci fosse un controsenso. UIA di Roccapalumba, perché noi siamo UIA di Roccapalumba, ma stiamo a Lercare. Questo discorso lo chiudo qua, perché sicuramente ha bisogno di più tempo per essere sviscerato, perché non è una cosa di poco conto. Quindi, diciamo, dico questa cosa, però ne parleremo più avanti, perché avremo il tempo di parlarne sicuramente. Due cose soltanto. Si dicono tante cose sull'agricoltura, su quelle che sono le prospettive. Io, come tanti altri, anche colleghi di Roccapalumba, che siamo così in prima linea, sappiamo benissimo quali sono le difficoltà, sappiamo benissimo che ci sono tantissime potenzialità, ma la cosa che mi sento di dire è di che c'è bisogno soltanto di lavorare, lavorare, lavorare e sfruttare. È inutile creare o promettere chissà che cosa, o promettere quali situazioni particolari per Roccapalumba, tali per cui dovrebbero fare delle corsie preferenziali presso la regione.
ci sono le misure strutturali, le quali contengono tutto. Semplicemente è un problema di approfondire, studiare, cercare quelli che sono questi uffici, di sfruttarli di più per creare quel trade union tra quelle che sono appunto i contributi che provengono solo da là. Vi assicuro che il 90% dei contributi proviene solo dalle misure strutturali, che magari nel prosieguo più là tratteremo un po' più approfonditamente, e le imprese agricole. Quello che voglio fare io, non mi sono mai messo in gioco, adesso l'ho fatto perché anch'io mi sono reso conto, già me ne ero reso conto, però adesso la situazione è realmente drammatica, nel senso che noi a Roccapolumba abbiamo visto che c'è una situazione che sappiamo benissimo, in cui c'è uno spopolamento, insomma, si pensa di ripetere questa situazione, problemi di lavoro. Io penso e sono cosciente che l'unica realtà, l'unica possibilità è quella di far tornare i giovani a quella che sono praticamente le nostre, la nostra cultura, e però con un piglio sicuramente diverso rispetto a quello che avevano i nostri, anche la mia generazione. Quindi significa che io, avvalendomi, se farò il presidente, quando sarò assessore all'agricoltura assieme a questa bellissima compagine, ci occuperemo soprattutto, ripeto, cercherò di formerò anzi un gruppo di lavoro di persone competenti, mi rivolgerò a tutte le imprese, ma soprattutto cercheremo di rivolgerci non ai padri, ma ai figli, perché i padri, come sono anch'io, diciamo, ormai la nostra vita, diciamo, l'abbiamo fatta a Roccapolumba, non è prerogativa solo di una persona o di poche persone, quella di amare questo paese, di viverci, di continuare a viverci e di sognare di far rimanere anche i nostri figli. E allora cercherò di dare, assieme a voi, a tutte le imprese, a loro, di dare il massimo affinché riusciamo a portare e a far proseguire quello che già a Roccapolumba esiste. Sappiamo che ci sono già delle aziende che sono dei gioielli, ci sono delle culture, delle cose che sono già a livelli molto alti. È un problema soltanto, ripeto, di farli continuare a vivere, potenziarsi, svilupparsi, aderire a tutti quei progetti affinché possano andare avanti, possano entrare nel mercato con tantissime cose che ci sono. Bene, in pochissime parole ho detto semplicemente quello che sono le mie intenzioni, e cercherò di portarla avanti con tutta la passione. È agganciata a questa cosa sicuramente anche il turismo, perché il binomio da noi, turismo e agricoltura, sono inscindibili. E anche qua c'è molto da parlare, perché anche qua, anche in questo campo, siamo sicuramente molto avanti e non veniamo dal letargo decennale o quindicennale. Nessuno ha dormito, anzi poi vedremo chi è che ha dormito appena cominceremo a elencare alcune cosette. Bene, passo subito, perché il tempo è il tiranno, lo sappiamo, si dice sempre, a presentare la lista. Quindi chiamerò una per una quelle che sono appunto i candidati, e faranno un saluto. Naturalmente inizio con il candidato che deve poi, nel momento in cui saliremo, andare a fare il presidente, la figura molto importante, molto impegnativa del presidente del consiglio. E quindi al riguardo chiamo a parlare, per fare un saluto, la candidata
lo bello rosalino, che o meglio detta Rosalita, prego. Buonasera a tutti. Fino a qualche anno fa non avevo nei miei obiettivi un impegno in prima persona nella politica del nostro paese, ma la vita a volte, grazie alle circostanze, ci mette di fronte delle importanti sfide che bisogna accettare e prendere coscienza che è arrivato il momento di impegnarsi per la collettività. Come donna e cittadina di questa comunità, ho ritenuto opportuno accettare con orgoglio e piena convinzione la possibilità di spendermi al meglio per contribuire a migliorare, ci provo comunque, le condizioni politiche e sociali del nostro paese. Intanto mi presento, come ha già detto Franco, sono Rosalia Lobello, meglio conosciuta come Rosa Rita. Sono una mamma, una lavoratrice a tempo pieno, particolarmente impegnata nel lavoro che svolgo da circa 20 anni fuori sede a Palermo, presso l'ente di riscossione Sicilia. Questo comporta enormi sacrifici per me, che affronto volentieri giornalmente, ma nonostante gli impegni personali e professionali non mi sottraggo ad accettare tale responsabilità. Infatti l'incarico di Presidente del Consiglio che la nostra candidata sindaco Rosa Maria Giordano ha pensato di propormi, se il 10 giugno ci darete fiducia, è un incarico serio e responsabile che accetto volentieri, ho detto prima, per due ragioni. La prima è che credo fermamente nella persona di Rosa Maria in quanto donna giovane, competente e qualificata. Una professionista capace di interpretare i bisogni di tutta la collettività, e sia perché credo nel progetto della lista Svolta Comune per il paese che vorrei. È un progetto rivolto al miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini, alla valorizzazione e promozione del nostro territorio e dei suoi prodotti culturali, paesaggistici e all'agricoltura. Io conoscevo già i componenti della nostra squadra, ma in questi giorni ho avuto modo di capire meglio, apprezzare meglio le loro qualità e potenzialità. Infatti noi siamo una squadra unita, fatta di persone per bene, pulite, che hanno come un unico obiettivo il bene del paese e dei cittadini che lo abitano. Il nostro scopo è quello di fare una politica più vicina al cittadino, che guarda negli occhi, in faccia alle persone, per comprenderne meglio i bisogni e agire di conseguenza. Una politica che guarda sempre ad un orizzonte di sviluppo sostenibile, da intendere come sviluppo non solo quello del nostro paese, ma di tutto il comprensorio. Una politica che sia anche in grado di premiare il merito. Noi tutti sappiamo che il Comune, come ente autonomo territoriale per eccellenza, gestisce e amministra i servizi più importanti per la collettività. Per questo ci impegneremo a non osservare né schieramenti o posizioni politiche. I servizi sono per tutti i cittadini, senza guardare il colore politico. Pertanto, come in tutte le democrazie rappresentative, noi cittadini, attraverso il voto che esprimeremo il prossimo 10 giugno, avremo la possibilità di esercitare il diritto di rappresentare chi meglio può rappresentare le esigenze della collettività in termini di sviluppo, solidarietà e di cura per il nostro paese. Intanto ci tengo a dire che, a precisare che voglio ringraziare tutti coloro che mi stanno sostenendo e che hanno fiducia in me e che spero di non deludere. La mia famiglia, mio marito che crede in me e che mi sostiene costantemente. E ci tengo a precisare che personalmente sono orgogliosa di essere una cittadina di questa comunità, con gli stessi vostri diritti e doveri, libera di prendere le decisioni che ritengo opportune e necessarie, disponibile a spendermi per il bene comune per contribuire a migliorare il presente e il futuro della nostra amata Roccapalumba. Grazie, buonasera. Grazie Rosalita.
Allora, adesso vado a presentare, giustamente io del Reggio Volaro, vado, anche se io diciamo farò l'assessore, uso inno che non faccio con la inno, quindi diciamo, allora, presento appunto a Benedetto che è uno dei ragazzi insomma, della nostra compagine, molto 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 competenti. È una passione sfrenata. Bene, gli do la parola così vediamo cosa ha da dire. Grazie Frank. Carissimi concittadini, penso che mi conoscete un po' tutti. Sono Benedetto Chimenti, abito a Regalgioffoli e lavoro nell'ambito della sanità. Da sempre la politica è una mia passione. Per anni ho dato il mio contributo nel mondo dell'associazionismo che mi ha permesso di crescere e formarmi. Sono stato prima socio e poi presidente della consulta giovanile comunale e poi presidente dell'associazione Regalgioffoli nel cuore. L'esperienza all'interno di queste associazioni mi ha permesso di realizzare opere ed eventi e molto spesso anche in carenza di risorse finanziarie. Oggi mi sento maturo per dare il mio contributo nell'ambito del consiglio comunale di Roccapalumba. Da giovane 26enne ho deciso di lavorare assieme alla squadra della lista Svolta Comune il paese che vorrei per dare un'impronta forte e sostanziale al futuro della nostra comunità. E quando parlo di comunità intendo sia Roccapalumba che Regalgioffoli. Perché per me, sebbene sono orgoglioso di essere cresciuto nella borgata, non c'è alcuna differenza tra il comune e la sua frazione. Il mio impegno, al di là del ruolo che andrò a ricoprire, sarà uguale sia per Regalgioffoli che per Roccapalumba. Credo nella potenzialità del nostro candidato sindaco Rosa Maria Giordano. Credo nell'entusiasmo che caratterizza tutti i componenti della lista. Vi chiedo di darci fiducia il 10 giugno per poter scrivere una nuova pagina della storia di Roccapalumba e di Regalgioffoli. Vedervi così numerosi ci incoraggia e ci dà la forza per determinarci ancora di più in questa campagna elettorale. Grazie a tutti. Grazie Benedetto. E allora, adesso do la parola e chi se sta facendo il revaggio con lo pur? Insomma, va. Giovanna Costanza, fratello di Medi. A Giovanna Costanza. Vai Giovanna. Buonasera. Giovanna Costanza, una donna nonché una mamma a tempo pieno. Essere mamma è un compito impegnativo ed importante e chi lo è lo sa. Un ruolo che ti porta a capire tante cose. Spesso pensiamo al futuro dei nostri figli e faremo di tutto per loro. Io vorrei che mia figlia potesse vivere il suo domani a Roccapalumba. È per questo che voglio esserci in prima persona. La mia esperienza nel sociale inizia come rappresentante dei genitori nella classe di mia figlia Michela. Collaborando e aiutando al meglio per tutte le necessità che possono sorgere tra scuola e famiglia. Ho scelto di far parte della squadra che ha a capo Rosa Maria Giordano, candidandomi nella lista Svolta Comune, il paese che vorrei, perché lei ho visto una persona autorevole, capace di ascoltare e sviluppare idee e soluzioni per tutte le problematiche che una comunità come la nostra può avere. Se il 10 giugno avremo il vostro consenso elettorale per amministrare Roccapalumba per i prossimi 5 anni, io all'interno del Consiglio Comunale voglio farmi portavoce delle tematiche che riguardano le fasce a cui mi voglio più dedicare, gli anziani, i bambini e gli adolescenti. Vorrei adoperarmi per creare assieme agli altri momenti di aggregazione, di crescita, di incontro, attività ludiche e ricreative. Un altro progetto per cui mi batterò è la riattivazione della protezione civile locale. Personalmente ho vissuto questa esperienza anni fa facendone parte. La protezione civile è una realtà che nel nostro paese non può e non deve mancare. Non solo in occasioni di manifestazioni che coinvolgono tante persone, come ad esempio la Sagra, ma soprattutto per poter gestire in tempi spiacevoli come l'incendio dell'anno scorso che ha distrutto una buona parte della vegetazione della nostra montagna. Mi sono candidata perché credo in questa squadra. Sono candidata perché in questa squadra ho trovato l'entusiasmo per lavorare per il bene del nostro paese. Sono candidata nella lista Svolta Comune, il paese che vorrei, perché assieme a me non ci sono supereroi. Quelli esistono solo nei cartoni animati.
ma ci sono persone dotate di tanto entusiasmo e che hanno tanta voglia di fare. Io vi chiedo di sostenerci e di votare per noi, perché abbiamo la forza e la determinazione per migliorare quello che di buono già esiste e per dare una svolta in positivo alla comunità di Roccapalumba. Grazie per l'attenzione e scusate l'emozione. Grazie Giovanni. Allora, andiamo un po' di fretta appunto perché così cerchiamo di... Allora, do la parola a Massimo di Chiara, che sicuramente conoscete tutti, quindi ti do subito la parola. Grazie Franco. Buonasera a tutti. Per chi non mi conosce sono Massimo di Chiara. E vi ringrazio per la vostra presenza, perché siete voi che ci date coraggio e forza in questa difficile e decisiva campagna elettorale. Decisiva perché con Rosa Maria si volta pagina per il paese, perché si va verso il futuro in una nuova classe dirigenti. Tutti i componenti della lista siamo figli di questo paese, siamo nati e cresciuti qui, ed è qui che abbiamo deciso di spendere le nostre energie e i nostri sacrifici. Chi più chi meno vive in mezzo a voi, lavora e si impegna nel sociale da tanti anni, anche senza aver avuto incarichi pubblici. Chi dice che il paese è andato indietro fa solo terrorismo politico, volendo riportare indietro il paese di 50 anni. Il mio impegno è stato sempre coerente e solidale, anche se alcune volte ho dovuto dissentire da scelte che non mi sembravano particolarmente lineari e a vantaggio dei cittadini. Le elezioni e la campagna elettorale durano pochi mesi, ma poi ci sono 5 anni di duro lavoro che vorremmo affrontare con voi, con il vostro aiuto e il vostro affetto. Le idee e i progetti sono sempre molto belli, ma poi occorrono le persone che ci credono e che ci lavorano giorno per giorno. Ci metteremo subito al lavoro per sviluppare nuovi progetti e provare ad arginare il fenomeno della disoccupazione e dell'immigrazione. Il mio ruolo, se sarò rieletto, sarà sempre quello di garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa, sempre e solo a favore dei cittadini. L'attività di controllo e di suggerimento all'esecutivo saranno più efficienti se anche voi farete la vostra parte, stando vicini alle istituzioni, anche in maniera critica. Avrei altro da dire, ma evitiamo. Quindi non riportate indietro il paese. Date il vostro consenso alla lista svolta comune Rosa Maria Giordano Sindaco. Grazie ancora per il vostro sostegno. Benissimo Massimo. Allora adesso facciamo intervenire Mariangela Gargano, affezionatissima, perché è una ragazza veramente, veramente molto in gamba. Ne vedrete, sicuramente avete modo di conoscerla. Vai Mariangela. Buonasera a tutti. Desidero iniziare questo mio breve intervento ringraziando Rosa Maria per avermi onorato di far parte di questo fantastico gruppo. E poi voglio ringraziare tutti voi presenti. Per chi non mi conoscesse, sono Mariangela, sono un tecnico radiologo ed esercito la mia professione in un centro di radiologia medica a Palermo. Scusatemi per l'emozione, per la voce un po' tremolante. Ma nonostante sia la mia prima esperienza in ambito politico, sento forte il bisogno di intervenire per far conoscere a tutti i motivi che mi hanno indotto a vivere questa nuova avventura. Tutto nasce per la presenza di un candidato a sindaco come Rosa Maria, che ho avuto l'onore di conoscere meglio e lavorare al suo fianco durante il mio anno di servizio civile presso la Proloco, una persona capace, disponibile, con grandi capacità di ascolto, alla quale non manca la necessaria esperienza amministrativa. Infatti, posso garantirvi che se oggi la Proloco di Roccapalumba risulta essere tra le più annoverate della nostra provincia, lo si deve a lei, al suo costante impegno, che spesso la porta anche a trascurare la sua famiglia o i suoi impegni personali. Con estremo piacere ho voluto far parte di questo gruppo,
un gruppo dinamico composto da persone fuori dalle logiche di potere, persone disponibili al cambiamento, ma soprattutto giovani che, pur affacciandosi per la prima volta alla cosa pubblica, hanno l'entusiasmo e la voglia di impegnarsi per la crescita sociale del nostro paese. E a tal proposito voglio menzionare, visto che circa 2 settimane fa è stato celebrato il 40° anniversario di morte, un grande statista italiano come Aldo Moro, che dice: dei giovani parte tutto, perché senza di loro non c'è futuro. E sì, concittadini, da noi giovani parte tutto. La nostra vuole essere una politica fresca, onesta, trasparente, di informazione e di partecipazione. Infatti il mio augurio è di far comprendere a tutti gli elettori che il nostro vuole essere un gesto di servizio verso la comunità di Roccapalumba. La mia, anzi la nostra candidatura a fianco di Rosa Maria è dettata solo dalla necessità di dare un contributo per migliorare sempre più e sempre meglio Roccapalumba e il suo territorio. Non a caso, come nome della lista, abbiamo scelto Svolta Comune, il paese che vorrei, proprio per sintetizzare un progetto ispirato all'impegno, alla concretezza, al rispetto delle persone, anche di quelle persone che la pensano diversamente da noi, per creare un clima pacifico, senza incertezze, fattori questi indispensabili per una buona e duratura amministrazione, senza mai avere lo spettro di un commissariamento. Lasciamo ad altri la convinzione di essere migliori e per noi teniamo la certezza che nella vita si può sempre migliorare. Saranno questi i valori guida del nostro impegno di amministratore. Prima di chiudere volevo ringraziare i miei genitori, Ivan, tutti i miei familiari, gli amici, le persone che stanno condividendo con me questo impegno, non facendomi mancare il loro sostegno e il loro aiuto. Grazie anche a tutti voi presenti. E grazie soprattutto al vostro sostegno che ci consentirà di realizzare il paese che vorremmo con Rosa Maria Giordano, primo sindaco donna di Roccapalumba. Grazie Marianna. Siamo tutti d'accordo con te. E allora, chiamiamo adesso un'altra persona che sicuramente conoscerete molto bene, Giuseppe Cattano. Prego Giuseppe. Buonasera a tutti. Credo di non aver bisogno di molte presentazioni, essendo alla mia terza candidatura. Comunque mi conoscete tutti. Mi chiamo Giuseppe Cattano e sono candidato consigliere con la lista Svolta Comune, il paese che vorrei, con la candidata a sindaco Rosa Maria Giordano. Per tutto ciò che sta accadendo attualmente nel nostro paese, scendere in campo non era poi così scontato. Ho accettato di ricandidarmi e di ripropormi per favorire una cittadinanza attiva fuori dal clamore e dalle inutili polemiche. Una politica fatta di gesti semplici e di buon senso, fatta di rispetto ma anche di decisioni convinte. È quello che ho tentato di fare costantemente negli anni passati, senza fare troppo rumore. Nella mia scelta di candidarmi ha prevalso la consapevolezza che ci sia ancora molto da fare per dare continuità all'impegno iniziato 10 anni fa. In poche parole, ci metterò la faccia sempre e comunque. Non chiedo un consenso solo sul programma che abbiamo intenzione di realizzare, ma lo chiedo soprattutto su quello che lavorando insieme si potrà fare, cioè un rinnovamento che è indispensabile, segno di un coinvolgimento attivo dei cittadini per costruire un futuro che sia per tutti e non solo per pochi privilegiati. Le idee e i progetti sono ambiziosi, ma ricordatevi che camminano sulle gambe delle persone.
se sono valide è possibile sperare che vengano realizzate. Stiamo mettendo a disposizione del Paese risorse umane importanti e di esperienza e non vi deluderemo. Penso che le politiche vadano impostate per il futuro non guardando al passato. Ed il futuro sono le nuove generazioni. Una politica di sviluppo va costruita attorno ai giovani, perché sono loro ad avere i bisogni più grandi, nell'istruzione, nella sanità, nello sport, nello svago e nei consumi. Penso che quindi che un gruppo di lavoro giovane possa solamente agevolare questo compito, mettendo in pratica confronto e partecipazione. Penso che l'esperienza non è prerogativa dell'età, ma ha un valore se è frutto giornaliero di sacrifici in mezzo alla gente. Qualcuno infatti parla di giovane età, pensando che proprio per questo possiamo sembrare inesperti, ma il bene del Paese, la voglia di agire e di fare esperienza sul campo ci rende speciali, senza lasciarci abbattere dalle critiche, dai toni alti ed esasperati. Anzi, a maggior ragione, questo è solo lo stimolo che ci danno la forza per credere ancora di più nella nostra scelta e portarla avanti fino alla fine. Credo che questo sia il momento giusto con la prima donna Rosa Maria Giordano, candidata a sindaco nella storia di Roccapalumba. Con lei possiamo partire dalla concretezza del fare. Questo è e sarà il nostro modo di agire, partire dai cittadini, stargli al loro fianco, affrontando i tanti problemi e bisogni del nostro paese per cercare di risolvere il grave disagio causato da questo momento di crisi economica. Come sosteneva Margaret Thatcher, in politica, se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Invece, se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna. Il ruolo politico della donna è stato sempre visto come qualcosa di passivo. Invece loro non devono essere soltanto elettrici, ma hanno anche il diritto di essere elette, dando loro la possibilità di migliorare ciò che va nella società in cui viviamo. Noi con il nostro sindaco Rosa Maria Giordano siamo ben consapevoli che rimuovere questi ostacoli significhi dare un diritto alla persona, liberare il cittadino dai diritti negati, perché il nostro vivere a Roccapalumba non deve essere complicato, ma deve renderci orgogliosi di ripartire, di rinnovare, di cambiare, che molto si può e si deve fare per cercare di migliorare e valorizzare la qualità di vita di tutti noi cittadini che amiamo il nostro paese. Concludo dicendo che sono molto contento e orgoglioso di far parte di questo splendido gruppo. Condivido in pieno il progetto e credo che questo nostro candidato a sindaco abbia tutte le capacità fisiche, morali e intellettive per far diventare Roccapalumba il paese che ognuno di noi vorrebbe. Quindi avanti tutta forza Rosa Maria Giordano. Grazie Giuseppe. Allora, adesso do la parola a Lucia, che è la spisa, che è una di quelle ragazze che da lì a tallare il cuore. Tanto è l'ottimismo che sprigiona guardandola, penso che siamo tutti d'accordo. Vai Lucia. Buonasera e benvenuti a tutti. Sono contenta di condividere questo momento con voi, perché è importante per noi e con la vostra presenza ci fate solo capire il sostegno che ci state dando e che ci date. Chi più chi meno mi conoscete tutti. Vivo a Roccapalumba, ma soprattutto la vivo a Roccapalumba, camminando tutti i giorni per le strade del mio paese, del nostro paese, e avendo contatti con tutti i miei cittadini, i miei concittadini anzi. E sono felice di condividere con voi quello che Roccapalumba di bello ci ha dato e continuerà a darci. Da 5 anni ho la gioia e la fortuna di avere una bambina e quindi di essere mamma. La maternità mi ha portato più consapevolezza e più attenzione verso mia figlia e verso i nostri figli. Di certo non potrò salvare il mondo, per carità, ma semplicemente posso fare qualcosa in più. Da alcuni anni io insieme ad un gruppo di mamme abbiamo dato vita ad un'associazione, proprio per i bambini.
per dare ai nostri bambini momenti di aggregazione e divertimento. Abbiamo partecipato attivamente alla vita del paese, partecipando al carnevale, ad altre manifestazioni, con determinazione e tanta voglia di fare. Non è stato facile, siamo state anche criticate, ma questo non ci ha fermato, anzi non mi ha fermato. Voglio continuare a lavorare sul sociale e fare bene quello che faccio. E anche in questo contesto qualcuno mi ha detto, ma che tu fici fare? E come hanno detto già alcuni dei miei compagni, me l'ha fatto fare il senso del dovere, perché stando a guardare non si può cambiare niente, si deve fare, si deve lavorare sul campo, ognuno di noi può fare la sua parte, provandoci e perché no anche sbagliando, però è sbagliando che si può cambiare qualcosa. Io posso dirvi che se mi darete questa possibilità darò tutto il mio impegno, senza tirarmi mai indietro come ho fatto finora. Voglio continuare, ripeto, ad impegnarmi nel sociale e voglio donare il mio tempo a chi di tempo ne ha davvero tanto, ma troppo vuoto, tanto da sembrare un'eternità a volte. Infatti nel nostro programma abbiamo tanti punti rivolti a tutte quelle persone che hanno bisogno di compagnia, di sostegno, che sono i nostri anziani e i nostri bambini, che sono la risorsa di un paese, perché senza il passato non può esserci un futuro. Hanno tanto da dare e credo che si possa fare, sono cose semplici che sono realizzabili e fare qualcosa di buono porta sicuramente solo buono. La nostra squadra è pronta a fare questo. Perché al contrario di quello che si sente dire, che non siamo squadra, che non andiamo d'accordo, vero è che ognuno ha le proprie idee, i propri modi di vedere le cose, magari non ci incontriamo su tutto, però se siamo qui a fare tutto questo è perché siamo squadra, se no non l'avremmo fatto. E poi c'è lei che questa squadra la sta guidando con amore, dedizione e determinazione, il nostro candidato a sindaco Rosa Maria Giordano, che conosco da quando eravamo piccole, sempre carina, a modo, io me la ricordo da piccolissima, era graziosissima e lo è ancora, e che da sempre è impegnata attivamente alla vita del paese, è una persona corretta, pulita, che ha dato e darà sempre a Roccapalumba e non si terrà mai indietro. Per me la mia famiglia è più di un'amica, è una sorella, è la zia dei nostri figli e credetemi, sono veramente contenta in questo momento di essere accanto a lei e avere la responsabilità e l'impegno di portare avanti questo progetto. Lei è la persona giusta, è lei che deve amministrare Roccapalumba. Io che ringrazio tutti, ringrazio mia figlia che è la mia sostenitrice più accanita, ringrazio la mia famiglia, mio marito, tutti voi, tutti quanti, grazie di cuore veramente. Grazie Lucia. E allora è con grande orgoglio che vi vado a presentare Luca Caniro, 19 anni, è il più piccolo. Allora uno quando parla di Cacanino non so che pensa, rischio tutti ci stentatelli, cosa. Poi ci dice, Massimo, ma tu che vuoi fare da grande? Dice che il politico. Vabbè, abbiamo capito. Vai. Buonasera a tutti. Se, per chi non mi conoscesse, sono Massimo Marsala. Come ha detto Franco, ho 19 anni e ho conseguito il diploma lo scorso anno. A settembre comincerò con l'università e ho scelto di fare la facoltà di giurisprudenza. Perché questa scelta? Perché il sociale, la politica mi ha sempre appassionato, le dinamiche sociali, le leggi che le regolano. E quindi ho fatto questa scelta. Da quando avevo circa 15 anni ho avuto una passione impressionante per la politica e ho sviluppato un senso critico verso il mondo, verso le regole economiche che lo governano e soprattutto ho notato che l'Italia negli ultimi 30 anni sta prendendo un percorso non tanto bello, un percorso di declino. Quindi vorrei
provare, studiare e poi applicare quello che ho studiato. Queste mie idee mi hanno portato anche ad avvicinarmi ad un partito politico a livello nazionale. E grazie a questa mia vicinanza, partecipazione, sono cresciuto, ho migliorato, ho fatto anche delle esperienze, sia a livello politico, ma soprattutto a livello organizzativo. Politico non nel senso pubblico, ma nel senso, per esempio, organizzare conferenze, volantinaggi, parlare con le persone. Sono stato sempre nel sociale, mi è sempre piaciuto. Invece a livello locale e non nazionale, essendo spinto da una forte motivazione, ho già cominciato al liceo a muovermi. Io ero il rappresentante degli studenti del liceo di Lercara e come tale ho organizzato diverse conferenze, per esempio da un decennio. L'ultima che ho organizzato sulla riforma costituzionale voluta dal governo Renzi nel 2016, che fortunatamente non è passata, mi permetto di dare un giudizio. Questo mio interesse per il sociale mi ha portato anche a lavorare non solo al liceo o a livello nazionale, ma anche qui a Roccapalumba. Per esempio, in quest'ultimo periodo ho avuto un'esperienza davvero gratificante. Ho collaborato con la Consulta Giovanile di Roccapalumba e con l'assessore Veronica Rizzo e con l'amministrazione, la quale ci ha permesso di organizzare un incontro, un dibattito sull'Unità d'Italia lo scorso 17 marzo, appunto per la festa. Ed è stata una conferenza dedicata appunto non solo ai giovani, soprattutto ai giovani, ma non solo, per sensibilizzare quant'è importante la sovranità di un popolo. Quanto è importante partecipare alla vita pubblica. Ora arriviamo a motivare la mia scelta. Perché ho deciso di candidarmi con questa bellissima squadra? Già l'ho detto, perché è una bellissima squadra, abbiamo una leader che veramente ci motiva e ci supporta ogni giorno di più. Però vorrei fare un piccolo appunto. Quando mi è stato proposto di candidarmi, non è che il mio sì è arrivato in modo diretto, lampante. Ho dovuto ragionarci un po'. Ho dovuto approfondire anche le dinamiche comunali, la storia di Roccapalumba, perché essendo giovane la conosco poco. E ho dovuto anche relazionarmi con i componenti di questa squadra, vedere le idee, cosa pensavano. Ho parlato con amici, con conoscenti. Ma alla fine ho preso questa bellissima decisione e ne sono pienamente convinto. Sono convinto di far parte di una bellissima squadra e credo che veramente porteremo avanti bellissime idee. Ho deciso di candidarmi perché credo che le idee solamente, quello che penso, che pensiamo tutti, se restano solamente idee, se restano solo nel nostro cervello e non vengono applicate in modo concreto, non se ne fa veramente nulla. Quindi per me è fondamentale la partecipazione, non la partecipazione con le parole, ma con i fatti, fatti concreti. Una partecipazione attiva, soprattutto dentro le istituzioni, perché le istituzioni ci permettono veramente di cambiare quello che dovremo cambiare. Quindi per me la politica non sono solo parole, per me la politica significa un impegno quotidiano, presente, ogni giorno, attivo. E questa mia passione per la politica è anche grazie al supporto che mi è stato dato dalla mia ragazza, dai miei amici, dalla mia famiglia, da questa squadra bellissima, mi ha portato ad accettare, a decidere di candidarmi. Ora vorrei dire due paroline sulle nostre intenzioni, su quello che vorremmo fare. Quello che credo io è che sia di fondamentale importanza puntare e valorizzare quello che si ha prima di pensare oltre. Abbiamo qualcosa, bisogna valorizzarla. E che cosa abbiamo a Roccapalumba? Lo sappiamo tutti. Dobbiamo puntare sull'agricoltura, sul turismo. È bene sapere, soprattutto di turismo, che recentemente è stato incontrato a Rocche, sono state fatte importanti scoperte archeologiche
che potrebbero veramente arricchire sia il nostro patrimonio culturale, sia potrebbero arricchirci economicamente, perché porterebbero un indotto economico strabiliante, portando persone, turisti qui. E oltre al turismo, quello su cui bisogna puntare è anche l'agricoltura. Oltre alle realtà già esistenti, però, che sono sempre da sviluppare con una maggiore organizzazione, con maggiori informazioni e anche con una più adeguata commercializzazione, è importantissimo, secondo noi, il settore dei grani antichi, perché riguarda la nostra salute. È bene sapere che quella dei grani antichi non è solamente una moda che sta venendo fuori negli ultimi anni, ma è una questione che tocca la nostra salute, perché lo dobbiamo ammettere, di cosa ci nutriamo? Principalmente di pane e pasta, cose fatte con i grani. Ora, perché sono importanti i grani antichi? Perché i grani che mangiamo ora non è grano nostro, è grano che proviene da paesi lontani, dal Canada, grano genetico di tutti i giovani, perché siamo quelli che abbiamo più tempo disponibile, più energie disponibili, più voglia di fare, più voglia di capire. Dobbiamo impegnarci noi, in prima linea noi giovani, perché dovremo crescere, perché saremo la futura classe dirigente di Roccapalumba e non solo. Grazie mille a tutti. Alla che il tuo sindaco, ragazzi. Già, sta studiando, già, dai. Va benissimo. Allora, andiamo ora per concludere prima della parola alla nostra candidata sindaco, ai due consiglieri che già sono stati interni designati alle due cariche di assessore. La prima è qua, la bellissima Veronica Rizzero, che è molto molto intelligente, la conoscete benissimo perché è stata già nell'amministrazione perché da assessore, quindi con me. Bene, do subito la parola a lei. Vai. Buonasera cari concittadini, sono qui questa sera per presentarvi la mia candidatura alla carica di consigliere comunale e anche assessore designato, come diceva Franco poc'anzi. Vabbè, mi chiamo Veronica, penso che mi conoscete tutti, ho 32 anni e questa per me è la seconda esperienza in campagna elettorale, perché sono un assessore uscente, sono un consigliere comunale di maggioranza, un capogruppo di maggioranza uscente, e approfitto di questa bellissima platea per ringraziare tutti coloro i quali che 5 anni fa hanno creduto in me, mi hanno sostenuta, e spero che lo rifacciate anche quest'anno. Ringrazio anche la mia famiglia che sempre mi sostiene in questa mia passione che è appunto la politica. E quando quest'anno ho deciso di rimettermi nuovamente in gioco, la gente che mi conosce mi chiedeva: ma cioè, chi ti ci porta? Ti stai per sposare? Ma sei sicura? Fatti la tua vita. Effettivamente queste frasi mi risuonano spesso nella mente e penso a tutti i sacrifici, fatti in questi 5 anni, penso a tutti i giorni, mattine, pomeriggi passati al comune, penso a tutti i momenti che in cui ho dovuto trascurare anche la mia famiglia per dedicarmi al mio ruolo, che era appunto un ruolo di organizzazione. Poi penso anche che tutto questo l'ho fatto perché ci credo, l'ho fatto perché mi piace, l'ho fatto perché nutro amore per il mio paese. Io ho 32 anni, a Roccapalumba ci vivo, a Roccapalumba ho deciso di viverci sempre e comunque, non soltanto in campagna elettorale, io ci vivo sempre e non ogni 5 anni esco fuori. Un altro importante motivo che mi ha spinto a ripresentarmi sono loro, sono la mia squadra, la squadra di cui faccio parte e soprattutto la donna che abbiamo scelto per rappresentarci, Rosa Maria Giordano. Cari concittadini, vorrei farvi notare che ho utilizzato un termine ben preciso, ho detto abbiamo scelto, sì, perché da noi il sindaco non ci viene imposto da 30 anni.
La nostra coalizione è caratterizzata da un valore importantissimo, fondamentale per chi vuole essere protagonista di una politica sana, di una politica nuova e di vero cambiamento, ed è la democrazia. Democrazia è un termine bellissimo, vuol dire il comando di molti, ciò vuol dire che tutti siamo uguali, nessuno è migliore o peggiore, tutti insieme riusciamo a contribuire in maniera autonoma a un progetto comune che stiamo mettendo su qui tutti insieme. E ecco da qui il significato del nostro slogan: svolta comune, il paese che vorrei. Svolta, quindi cambio di rotta, cambiamento. Comune perché noi siamo un'unica cosa. Il paese che vorrei è quello che potremmo avere tutti noi se voi deciderete di premiarci e darci la vostra fiducia. Noi siamo questo, siamo un gruppo che ha deciso di impegnarsi non perché il nostro obiettivo è la lotta contro qualcuno. Noi siamo insieme per portare avanti il nostro progetto politico. Testimonianza di ciò è il nostro programma, che è stato penso distribuito, comunque avete modo di vederlo, fatto di 31 pagine scritte da chi vive la nostra comunità e la vive giorno per giorno e non da chi si è fermato a 15 anni fa. Noi non promettiamo cattedrali nel deserto, castelli, favole. Leggendo il nostro programma vi renderete conto che nell'inserire i nostri punti programmatici si evidenziano in particolare due cose fondamentali, che sono la fattibilità e la concretezza. Abbiamo tenuto in considerazione le problematiche che i cittadini giorno dopo giorno ci hanno evidenziato ed abbiamo valutato tutta una serie di progetti che puntano al miglioramento dei servizi, puntano all'inclusione e alla valorizzazione di tutte le classi d'età, dai più giovani ai più anziani. E ci siamo basati sui valori cardine che caratterizzano le nostre vite e anche il nostro impegno politico, e sono la legalità, la trasparenza, l'etica, la semplificazione, la meritocrazia e l'economicità. Cittadini, vi prego solo di non farvi ingannare da chi dice che i giovani sono indispensabili per il futuro, ma che poi non li ritiene capaci di camminare da soli. Vi chiedo di non badare a chi dice che dietro la nostra squadra o dietro Rosa Maria ci sia chissà quale fantasma. Dietro Rosa Maria ci siamo noi, dietro Rosa Maria ci siete voi. Rosa Maria dimostra giornalmente il suo valore e la sua determinazione. Lei non permetterebbe mai a nessuno di interferire nel suo operato o nell'operato della sua squadra. Noi siamo questi, siamo 12, uomini e donne che pensano, che hanno ciascuno il proprio carattere e la propria personalità. Noi vi stiamo chiedendo di sostenerci ed appoggiarci, proprio perché giovane non è per forza sinonimo di incompetente. Giovane non vuol dire debole o facilmente giostrabile. Pur essendo una giovane donna, io mi sento di aver dimostrato in questi 5 anni di avere la mia personalità e le mie idee. Ho dimostrato di avere coraggio portando avanti scelte non sempre condivise, in alcuni casi neanche dal mio gruppo, solo per il bene dei cittadini e nel rispetto delle mie convinzioni. E per questo non posso accettare chi ci accusa di avere suggeritori o comandanti. So che per chi non è abituato alla democrazia questo può sembrare forse un'utopia, ma io vi assicuro che la libertà esiste. Per la prima volta nella storia di Roccapalumba, come anche hanno detto prima i miei amici candidati consiglieri, si vedono tutte in un'unica lista un candidato sindaco donna e anche un presidente del consiglio donna, ed è la prima volta nella storia. Questa è un'immagine innovativa per un paese che dimostra anche in questo di essere avanti, di vedere oltre. In un mondo dove continuamente l'uomo cerca di prevaricare sulla donna, dove ormai i casi di violenza sulla donna sono all'ordine del giorno, dare fiducia ad una donna vuol dire essere pronti con i fatti a un cambiamento radicale, vuol dire essere moderni e innovativi, vuol dire dimostrare che Roccapalumba ancora una volta si pone al primo posto come bandiera di una nuova mentalità nella quale la donna dimostra con i fatti la sua parità. Perché noi ci affidiamo al valore di una donna e alla solidità di un gruppo coeso che la sostiene.
In questi ultimi giorni riecheggia in maniera insistente l'idea di chi è convinto che a Roccapalumba ci sia in atto da 15 anni una desertificazione di idee, uno stallo culturale che ha visto scivolare il nostro paese nel baratro. Io a questo punto vorrei chiedere a tutti voi cittadini, ma vi rivedete in questa descrizione? No. Vorrei chiedere a voi che in questo paese ci vivete, uscite, portate i vostri figli a scuola, ci fate la spesa, lavorate, ma davvero pensate che il nostro paese in questi ultimi anni è morto? Ma che ne dite allora di tutte le manifestazioni culturali che sono state fatte? Dove erano loro quando per la festa del libro, organizzata in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, qui in questa piazza, c'erano tantissimi bambini, ognuno con il proprio libro in mano, che ridevano e cantavano il loro amore per la lettura? Chiedo ai giovani che sono stati presenti alle tantissime presentazioni di libri che abbiamo fatto in occasione del novembre letterario e non solo, se la cultura c'è o è morta a Roccapalumba. Che ne dite del Museo del Territorio, ad esempio, gioiello sorto proprio nel cuore del nostro paese, una perla che aumenta il nostro bagaglio culturale e che incentiva le visite turistiche di tantissimi visitatori, scusate, per la precisione 2000 solo studenti hanno visitato le nostre strutture nei mesi di aprile e maggio 2000. A proposito di turismo scolastico, che c'è chi dice che non c'è. No, cari concittadini, non cadete nella trappola di chi tenta di far dimenticare che il presente è migliore del passato. Perché è vero. È vero, la storia è fondamentale. Ma solo per gettare le basi per un futuro. La storia fine a se stessa non serve a nessuno. Noi abbiamo bisogno di credere nel futuro e Rosa Maria Giordano è il nostro futuro. Votate Svolta Comune, il paese che vorrei. Grazie. Grazie, grazie Veronica. E allora adesso diamo la parola all'ultimo, ma è chiaro, non in senso, l'ultimo, ma non l'ultimo, ma penso che lo conoscete tutti, a Giovanni, non saprei proprio come elencare tutto quello che ha fatto, che ha proposto, e tutto quello che ha in testa ancora. Io tutte le volte che parliamo dico è un vulcano, lo devo calmare. Tra l'altro la cosa che mi fa piacere è l'invidia a volte che ho. Io sono pure uno di quello che sicuramente si impegna qua a Roccapalumba a fare qualcosa, però nonostante ciò sono invidioso a volte del fatto che ogni volta che ci vediamo propone sempre cose nuove. E una cosa che mi rimane impressa da lui è quella che in una di queste manifestazioni, mi ricordo l'anno scorso, quella che era la prima manifestazione, quella cosa della montagna, quella che era là sotto, era la prima volta e secondo lui erano venute poche persone, ma per sicuro non era così, ma lui aveva percepito che non erano venute tante persone e aveva gli occhi pieni di lacrime perché pensava di non essere riuscito. Al che l'abbiamo dimandato, ma sei scemo proprio, cioè proprio una cosa incredibile. Questo è Giovanni. Dai. Buonasera a tutti. Qualche mese fa mi sono trovato ad un bivio e ho fatto un bilancio sulla mia esperienza amministrativa e politica, prima come consigliere comunale e poi come assessore e vice sindaco di questo comune. Trovandomi di fronte a questo bivio mi sono chiesto: posso ancora dare tanto a questa nostra comunità? E ripensando alle tantissime cose belle e proficue realizzate, la risposta è stata più che naturale. E allora, assieme ad altri ragazzi, abbiamo iniziato a muoverci per costruire giorno dopo giorno il progetto che questa sera vi stiamo presentando. Ho contribuito ad amministrare questo nostro comune in una delle fasi più critiche degli ultimi 20 anni. Eppure, nonostante l'avversità, nonostante i pignoramenti uno dietro l'altro, i tagli e trasferimenti regionali e nazionali, che sono passati da 723.000 euro nel 2012 a 442.000 euro nel 2014 e così via. Eppure in questi anni non sono mancati tutti i servizi, come qualcuno può far credere. I servizi per gli anziani, per i bambini, per i giovani. Abbiamo allineato gli stipendi mensilmente per tutti gli impiegati del nostro comune, senza fare distinzione tra
contrattisti e impiegati di ruolo. Abbiamo garantito, e siamo uno dei pochi comuni in Sicilia, il 100% del rimborso per i pendolari. Sicuramente sì, con qualche ritardo, ma dovete sapere che la Regione ci deve ancora dare gli ultimi 2 anni di questi trasferimenti. Abbiamo garantito una pulizia del paese diventata quasi un'ossessione. Abbiamo un arredo urbano eccellente, talmente ben curato che chi si trova a passare rimane meravigliato. Ora io mi chiedo e vi chiedo, perché tutti ci invidiano e ci prendono come esempio? E quando dico tutti mi riferisco al comune di Aglia, al comune di Vicari, al comune di Lercara, al comune di Castronovo. Perché tutti ci invidiano? Qualche motivo ci sarà? Ma adesso andiamo alle cose concrete, quelle di cui mi sono occupato in questi ultimi anni, al turismo, allo sport, alle politiche giovanili. Qualcuno ovviamente dice che non si è fatto nulla, eppure i risultati dicono tutt'altro. E io vorrei aggiungere, ogni albero si riconosce dal suo frutto. La comunità di Roccapalumba non ha nessun discorso interrotto dal lontano 2003. In questi anni abbiamo lavorato faticosamente per la crescita di questa comunità. E credetemi, le stelle da noi non si sono mai eclissate. Come non ricordare le numerose iniziative intraprese? Il premio nazionale Giovan Battista Odierna, l'evento di Porta alla Luna, manifestazioni che hanno visto a Roccapalumba decine e decine di ospiti illustri nel campo dell'astronomia. Il concorso Paese Fiorito, che è sotto gli occhi di tutti, l'applicazione turistica Trasivo, il riconoscimento nazionale 100 metri d'Italia. Abbiamo destagionalizzato il turismo con la creazione di un evento primaverile quale Flower Music Fest, che tende a valorizzare gli artisti del territorio e in particolare le band emergenti e l'artigianato. L'Ottobrata, realizzata proprio nel periodo d'ottobre in cui la produzione del fico d'India è massima e che oltre alla sagra del fico d'India ha previsto la sagra della mandorla di Regagioffoli e la festa d'autunno, tutti e 3 eventi che hanno puntato alla valorizzazione dei nostri prodotti locali e culinari. La partecipazione televisiva al programma Mezzogiorno in Famiglia, che ha dato lustro alle nostre eccellenze. Abbiamo avviato una convenzione con Trenitalia per incentivare i turisti a prendere il treno con costi più ridotti e portarli qui nel nostro territorio. L'avvio del progetto Albergo Diffuso con esperti del settore e la creazione di una rete di operatori turistici dei Monti Sicani. Il rilancio del Carnevale Roccapalumbese, la realizzazione di una rete museale. Con grandi sacrifici abbiamo realizzato, insieme a grande aiuto del professore Piero La Monica, il Museo del Territorio, un vero e proprio capolavoro, ricco di contenuti sulla storia civile e contadina del nostro territorio. La realizzazione del bellissimo museo sulla civiltà del ferroviario in Sicilia, con il supporto dell'Associazione Le Ferrate. La bellissima mostra di origami, inaugurata lo scorso ottobre e realizzata dall'ingegnere Nicosia. Le stanze del sapere con annesso museo archeologico in fase di realizzazione, in collaborazione con la locale Sicilia Antica e la Soprintendenza dei Beni Culturali di Palermo, nella persona del dottor Vassallo. Oggi le scolaresche che vengono, e come dicevano poco fa i miei colleghi, e ne vengono abbastanza, a loro offriamo un pacchetto turistico che gli consente di passare un'intera giornata a Roccapalumba, grazie a tutte queste attrazioni che abbiamo messo su. Questo vuol dire che ci accontentiamo? Assolutamente no, perché bisogna fare di più e meglio, e il nostro progetto di futuro e presente lo prevede. Anche nell'ambito sportivo si è fatto tantissimo, non solo in termini di contributi che abbiamo garantito ogni anno alla società sportiva locale, ma soprattutto nel creare strutture all'avanguardia, come non dimenticare la palestra comunale, il percorso fitness, usufruiti da tantissimi nostri concittadini. Questo vuol dire che ci accontentiamo anche sotto questo punto di vista? Assolutamente no, perché bisogna sempre fare meglio e la svolta che vogliamo dare lo prevede in pieno. E io di tutto questo voglio ringraziare ancora una volta tutti i giovani, le associazioni, gli impiegati comunali con cui ho collaborato giorno dopo giorno, associazioni che ho supportato in ogni modo
con pochi strumenti a disposizione. Roccapalumba sotto questo punto di vista ha un patrimonio inestimabile, una realtà associativa che è stata e lo sarà ancora di più il fulcro e il punto di riferimento della nostra azione amministrativa. Tutto questo di cui vi sto parlando oggi non è quello che si vuole fare, ma è quello che abbiamo fatto. Di quello che vorremmo fare sicuramente avremo modo e tempo nei prossimi appuntamenti elettorali per farlo. Questo è quello che si è fatto. Giudicateci da questo e giudicatemi da questo. Concludo nel dirvi che noi da qua al 10 giugno abbiamo due possibilità, una scelta dobbiamo fare, tutti noi assieme, come comunità. La prima è quella: vogliamo tornare indietro di 30 anni, con le dovute conseguenze? E la seconda è quella di mettere su un progetto costruttivo, nuovo, fresco, sincero, con Rosa Maria Giordano sindaco. Buonissimo Giovanni. Allora, prima di dare la parola alla candidata sindaco, do alcune informazioni per i prossimi appuntamenti. Scusate, sta scurrando. Allora, martedì 29 maggio alle 18 c'è l'incontro presso il Bilico, giovani e le imprese, opportunità di sviluppo sulle politiche attive del lavoro, tirocini formativi, garanzia giovane, eccetera, eccetera. Dov'è Bonanno che è qua, che diciamo gestirà lei questa riunione. Poi il 31, giovedì 31, avremo la presentazione della lista a Regalgiofoli e avverrà alle ore 21, diciamo, perché le facciamo un po' più tardi perché è settimana, quindi la faremo giovedì alle ore 21. E allora, ora diciamo, per dare la parola alla candidata sindaco, Giordano, due parole soltanto così per Candy Candy, ve l'assicuro, c'è una signorina Rottermeier, perché ve lo assicuro, è di una caparbietà, di una determinazione feroce quando si deve raggiungere un obiettivo. È un talia, né notte né giorno, né per lei e né per chi collabora assieme. Un episodio, e in questa determinazione non è così fino a se stessa, fatta tanto per raffazzonare, tanto per arrivare all'obiettivo. Quando abbiamo fatto il progetto dell'osservatorio astronomico, sì, c'è un osservatorio astronomico, no? Si piglia questa strada del gioco, no? Per dirlo a qualcuno che non lo sa, che si piglia R. Fagiofolo, diciamo. È stato inaugurato nel 2008. Con un progetto della Proloco, con la sinergia dell'allora amministrazione Giordano, che ha messo, diciamo, la parte economica. E diciamo che questa sinergia ha fatto sì che, per fortuna, sia nato, con l'impegno di tantissimi, questa bellissima struttura. Che però ho l'impressione che molti, che dicono, che parlano e si riempiono la bocca di cultura, non hanno manco visto, non sanno manco d'un niente. E tutte le persone che vengono là, e parliamo di migliaia e migliaia, e anche questo avrò modo di portare, di fare un calapino di tutti gli anni, di tutti i visitatori che sono venuti. In questo progetto, nel collaudo, lei ha curato la parte tecnico-amministrativa, sono venuti tre funzionari della Monte dei Paschi di Siena, di Bologna, no, di Siena, Monte dei Paschi di Siena, no? Erano di Bologna, loro erano di Bologna, venite già, poi vedete come sarete, ecco. È finito il collaudo e hanno detto che aveva 20 anni che loro facevano questo tipo di lavoro e non avevano mai visto una cosa del genere. Cioè, se ne sono andati facendo i complimenti perché non c'era neanche un appunto da fare. Questa è la Rosa Maria Giordano. Per chi ancora, diciamo, avesse problemi di che cosa, di che tipo di persona sia. Bene, penso che a questo punto
se fai facendo tardi, e quindi non faccio altro. Lei non so, ma sono assurdo. Prego. Intanto buonasera a tutti. Sicuramente chi non mi conosce bene, perché penso che veramente dicono mi conoscono tutti a Roccapalumba. E oggi mi conoscete anche meglio, forse anche attraverso le parole di alcuni dei candidati, di Franco, che ringrazio per la stima, l'affetto mostratomi e per gli elogi che mi hanno fatto. Grazie a loro conoscete anche qualche parte di me che qualcuno non conosce. Oggi siamo qui per presentarci come gruppo e presentare un progetto politico-amministrativo. Prima permettetemi innanzitutto di rivolgere a voi il mio più sentito e sincero ringraziamento per la vostra presenza. A tutte le persone che hanno deciso di ascoltare questa sera, a tutte le persone che hanno deciso di condividere con me questo progetto, a coloro che si sono messi in gioco con me, con l'obiettivo di creare un paese con più opportunità, con più servizi, con più sviluppo, e a tutti coloro che credono e vivono Roccapalumba, la nostra comunità, pensando che ancora si possa e si debba sempre fare meglio. È per me un po' emozionante essere qui davanti a voi ed è sicuramente un grande onore a voi che mi avete visto nascere e crescere in questa comunità. E mi trovo qui in una veste anche un po' diversa, non è la prima volta che parlo in pubblico, però sicuramente quella di oggi è un'esperienza nuova per me. E in questa occasione sono qui anche per chiedere a voi di dare a me, ma soprattutto a questo gruppo, il vostro sostegno come amici e come concittadini. Oggi siamo qui per presentare il progetto che vogliamo realizzare, quello che vogliamo fare per Roccapalumba. È chiaro che già qualcosa è stato detto dai candidati. Non voglio di certo stancarvi leggendo ed elencandovi i numerosi punti del nostro programma, che è disponibile qui sul tavolo, che potete prendere quando volete e che verrà da domani distribuito anche nelle case. Il programma lo potrete leggere a casa dettagliatamente. Potrete fare degli appunti, delle considerazioni, però voglio dirvi alcune piccole cose. Con il nostro programma sostanzialmente ci proponiamo di fare leva sui punti di forza di Roccapalumba: agricoltura, patrimonio ambientale paesaggistico e turismo, ma non solo. Vogliamo fare leva sui punti di forza di Roccapalumba che sono soprattutto le persone di Roccapalumba, al fine di arrestare quello che, come sappiamo, c'è un impoverimento economico e sociale in tutti i paesi, non solo nel nostro. Non abbiamo certo l'illusione di poter cambiare la realtà con una delibera, di risolvere con una bacchetta magica tutti i problemi della nostra comunità, ma abbiamo la presunzione di voler dedicare ogni energia per cercare di realizzare un futuro migliore per noi stessi e per tutti voi, partendo da un progetto di cambiamento possibile, da idee e progetti ambiziosi ma al contempo realizzabili, rivolti al rilancio economico e sociale, ma anche e soprattutto ai giovani, realizzando un progetto che mira a far diventare la macchina amministrativa una macchina efficiente, trasparente, all'avanguardia, ma soprattutto equa e vicina ai bisogni delle persone. Agricoltura, turismo, attività produttive, politiche sociali sono punti cardine del nostro programma. Attiveremo la raccolta differenziata, ammodelleremo la pubblica illuminazione e punteremo all'efficientamento energetico degli edifici comunali, abbatteremo le barriere architettoniche degli edifici scolastici del comune, valorizzeremo l'ambiente e i percorsi naturalistici, faremo una manutenzione accurata e reale delle strade intercoderali, miglioreremo, anche se è un po' difficile, l'arredo urbano, perché già è abbastanza bello, lo dicono tutti. Potenzieremo le strutture turistiche presenti, daremo servizi a bambini, famiglie, aziende. Questi sono solo alcuni dei punti del nostro programma elettorale,
Di certo non voglio elencarli tutti, non posso spiegarli tutti per problema di tempo, ma lo scopo di questi incontri, di un incontro, di una presentazione della lista, è anche questo. La campagna elettorale serve a questo, serve a far conoscere tutti i programmi, le idee, a discutere, confrontarsi con i cittadini e con la comunità. E non solo ad accusare l'avversario di turno o le amministrazioni precedenti. È sicuramente giusto guardare al passato, l'ha detto Veronica, l'hanno detto altri. E anche e soprattutto per imparare da esso, per trarne una lezione. Ma è altrettanto giusto focalizzarsi sul qui e ora, sul presente, su cos'è Roccapalumba oggi e partire dal presente per impegnarsi costruendo un futuro migliore. È chiaro che Roccapalumba, come tante altre piccole comunità, subisce i tagli dei fondi nazionali e regionali, come ha detto Giovanni. È vero che la popolazione diminuisce e che molti giovani vanno via per studiare, cercare un lavoro e costruirsi un futuro altrove. Ma consentitemi, è altrettanto vero che molti giovani rimangono, che Roccapalumba non è morta, Roccapalumba è viva ancora. È di giovani, di uomini, donne, che hanno ancora la speranza e che lottano ogni giorno per cercare di costruire la propria famiglia, il proprio futuro a Rocca, ce ne sono tanti. E io non lo dico per fare retorica, io ne sono la prova. E con me tutti i ragazzi di questa squadra, compreso Franco che è un po' più attempatello, però tutti noi siamo rimasti, tutte le persone che sono qui sono rimasti e credono nella speranza che Roccapalumba, alla fine ci sono i problemi, ma può migliorare, si può stare meglio a Roccapalumba, non siamo morti. Dicevo, Roccapalumba è viva e soprattutto è libera. Libera di scegliere chi l'amministrerà per i prossimi 5 anni. I cittadini hanno pertanto il diritto, anzi il dovere di ascoltare, chiedere, confrontare le idee e i programmi, scegliere e votare soprattutto, perché in questi giorni ho sentito che molte persone non andranno a votare e questo a me dispiace tantissimo, a prescindere della scelta del voto. Questo è il senso della parola democrazia. Solo così la società civile cresce e così si consolida il senso di comunità di cui qualcuno parla. Il gruppo Svolta Comune, il paese che vorrei, è nato, è cresciuto e si è concretizzato perché i promotori di questo progetto, che sono anche loro, che sono anche qui nel pubblico, hanno creduto in un percorso possibile, partecipato e di coinvolgimento delle persone. Sarà pure una Macedonia. Però questa Macedonia, che è fatta di persone con anime e sfumature diverse, ha uno scopo comune e vuole lavorare con passione e con un impegno concreto che va oltre le parole, perché a parlare siamo bravi tutti. Per raggiungere un grande obiettivo, che forse è il bene di tutti, cioè forse, quasi sicuramente corrisponde al bene di tutta la comunità. La maggior parte delle persone che compongono questa squadra, compresa la sottoscritta, da anni si spendono attivamente in questa comunità, a vario titolo, nel sociale, nelle loro famiglie, come professionisti, con negozi, attività. Vivono e amano questo nostro paese e fanno già molto per renderlo migliore attraverso quello che è il loro impegno personale e sociale e che oggi vuole essere anche politico-amministrativo. Personalmente ho molta fiducia nei miei concittadini, in tutti voi. Sono sicura che tutti hanno la capacità di discernere ciò che di buono c'è, da ciò che necessita attenzione e da ciò che va cambiato. E non, come è più semplice fare, ascoltare e giudicare solo una parte della storia. Noi siamo ciò che siamo e di noi parla la nostra storia. Anch'io ho una storia. Non ho alle spalle 40 anni di esperienza amministrativa, o meglio, 40 anni di campagne elettorali, perché poi non sono 40 anni di esperienza amministrativa. Ma questo non è di certo per me un limite,
perché in compenso da 20 anni vivo quotidianamente questa comunità, mi spendo tutti i giorni e non ogni 5 anni come ha detto già Veronica. E come me, tante persone di questo gruppo, che è fatto di uomini, di donne, è composto da persone di età diversa, molti di loro sono giovani. Anch'io, a detta di molti, sono giovane, è vero, ho 40 anni, dico, poi mezza età forse, no, non lo so. Però essere giovani non significa essere incompetenti, deboli e incapaci, come magari pensa o dice qualcuno. Qualcuno che ha anche detto di non essere un puparo. Beh, nemmeno io sono un puparo o una pupara, utilizziamo il genere, visto che si è parlato tanto di donne. E sicuramente non sono una burattina, che sia chiaro a tutti. Accanto a me ci sono tante persone, ne vorrei anche tante altre in realtà, ma dietro di me non c'è nessuno se non questa squadra. Io sono una donna, oggi è stato detto tante volte, mi fa piacere, dico, però non vorrei che puntare solo la mia campagna elettorale sul fatto che sono una donna. Io infatti utilizzo la parola persona, ci sto molto attenta, perché a prescindere dal fatto di essere donne e uomini, bisogna essere persone. Non è il genere che fa la differenza, né in un verso né nell'altro. Però in questo caso io sono una donna giovane. Sono competente e determinata, come ha detto qualcuno, e lo penso anch'io di me stessa. Sono una figlia educata, una moglie, una zia, una cognata, un'amica, una volontaria, una psicologa. Sono una... Scusate. Ho una mente fresca e aperta. Sono una libera professionista che lavora e ama il proprio lavoro. E sono anche e soprattutto Rosa Maria Giordano, consentitemi. E insieme a questo gruppo di persone sono determinata a realizzare un progetto con energia, competenza e convinzione per cercare di dare una svolta per questa comunità, una svolta che per essere realizzata ha bisogno di tutti voi. Come sempre, qualcuno cerca di portare questa campagna elettorale su altri piani, distorcendo la realtà dei fatti, promettendo di realizzare cose già fatte e a volte anche già dette, elogiando solo una parte della storia, quella che più gli conviene, ed esprimendo giudizi quasi offensivi su persone, idee, fatti che nemmeno conosce. Beh, se questa è esperienza, io ne faccio a meno. Io questo tipo di esperienza non la voglio. Parlare con i cittadini, esporre le nostre idee, ascoltare le loro opinioni, accogliere suggerimenti e critiche costruttive, questa sarà la nostra campagna elettorale, questa sarà la campagna elettorale del gruppo Svolta Comune, il paese che vorrei. Perché il cambiamento comincia dalle piccole cose e perché non basta essere uniti per cambiare. Bisogna anche dimostrare di voler cambiare ed essere esempio di cambiamento. Io non ho riserve sulle persone, né conti da regolare. Fin da piccola i miei genitori, che ringrazio per essere diventata la persona che sono e per avermi sostenuta anche oggi in questa scelta, mi hanno insegnato ad avere rispetto di tutti, a impegnarmi e lavorare per realizzare i miei obiettivi, a non giudicare le persone per classe sociale, titolo di studio, appartenenza politica e religiosa. Sono le azioni e i comportamenti che vanno giudicati, giusti o sbagliati, eventualmente condannati, non le persone come fa qualcun altro, che attacca a livello anche personale. Ho scelto poi per professione, non so se lo sapete tutti, di fare la psicologa, o meglio la psicoterapeuta, per aiutare gli altri a migliorare la qualità della propria vita. E il mio lavoro si fonda tra l'altro tra due concetti fondamentali, che sono l'analisi del bisogno e l'analisi delle risorse. Non si può guardare solo ai bisogni e non si può guardare solo alle risorse. Bisogna che entrino in sinergia, perché per effettuare un cambiamento che parte da noi stessi, perché la svolta di Roccapalumba deve partire da tutti i cittadini. Se vogliamo migliorare questa comunità, la dobbiamo volere veramente questa cosa.
dicevo, si guardano risorse e potenzialità, si mettono a disposizione competenze, relazioni umane. L'obiettivo è quello di costruire una rete a supporto di un progetto e della realizzazione di un obiettivo, perché uniti in rete si può fare qualcosa, da soli non si va da nessuna parte. Non sono un uomo d'esperienza, no. Sono Rosa Maria. Qualcuno in questi giorni mi ha chiesto anche di parlare, di dire un po' come sono, perché magari molti non mi conoscono abbastanza. Una persona che ama lavorare con gli altri, che fa parte e collabora con tante associazioni, che si impegna per costruire e realizzare attività e iniziative che coinvolgano altre persone, che crede che la circolazione delle idee, il dialogo, il confronto, il lavoro di gruppo possano contribuire giorno dopo giorno a costruire una comunità migliore. Perché è vero che a Roccapalumba mancano tante cose, ma ci sono ancora tante persone e ragazzi che vogliono impegnarsi e donare, e donarsi del tempo. Io sono una di loro e oggi vi propongo a voi come candidato a sindaco di questa comunità. Ma cosa significa oggi essere sindaco? Oggi con i poteri e le responsabilità che la legge conferisce a tale ruolo. Per me significa da sempre aver cura del bene di tutti e dei beni di tutti. Saper compiere scelte che sappiano andare nella direzione della cura di ciò che di chi è più debole e di ciò che è più debole. Ma essere sindaco oggi significa anche altro. Significa contribuire in prima persona per costruire un nuovo modello di paese a cui anche gli altri possono guardare. Un modello che pone la persona al centro dei bisogni dell'azione politica, i suoi bisogni al centro dell'azione politica, e che per quanto mi riguarda parte dal voler considerare la mia comunità, la nostra comunità civile, una comunità risoluta e pronta a cambiare. Vanno pertanto abbandonati scontro, pregiudizio, cinismo, vendetta, stanchezza e pessimismo. Bisogna dare forza al dialogo, all'ascolto, all'azione attiva, ricucire le piccole tensioni sociali e infondere speranza. Speranza, perché se non c'è la speranza non si può andare avanti. Serve anche avere un'intuizione del futuro che dia senso alle scelte che si fanno. Non basta dire occorre fare e fare bene, c'è bisogno che ogni scelta sia guidata da un pensiero, dalla capacità di discernere e di scegliere tra opzioni diverse quella che può portare maggiore beneficio alle comunità. Alcuni anni fa un leader politico disse che la politica non è un'avventura personale, è un meraviglioso viaggio collettivo. Ecco, io così la intendo la politica. Non sono qui per andare ad occupare da sola una poltrona, ma voglio salpare per un viaggio, chiamiamolo così, insieme a questo gruppo e a tutti voi, per cercare di portare nel nostro paese innovazione, servizi, benessere e soprattutto nuove opportunità. Concludo dicendo a tutti i candidati impegnati in questa campagna elettorale: non cadiamo nell'errore di diventare ciò che noi stessi critichiamo e contestiamo, utilizzando stili e pratiche che non ci appartengono. Non perdiamo l'occasione di essere modello di cambiamento. Non soffermiamoci troppo sul passato, perché è soprattutto al futuro che dobbiamo guardare. Il domani è già in marcia. Sarà quello che vogliamo fin da questo momento, perché il nostro impegno verso il domani comincia da oggi e io ci metterò tutto il mio impegno, seguendo la mia testa, la mia storia, la mia cultura, che fa dell'impegno e della partecipazione una scelta di vita. Grazie a tutti. Bene, ve l'avevo detto che era tosta, no? Quindi, allora, adesso le prossime cose le abbiamo detto, che sono quelle di martedì e di giovedì. E, bene, ora c'è un piccolo rinfresco di qua, a destra, e ci rivediamo per le prossime azioni politiche. Grazie a tutti. Non è facile pensare di cambiare,
le abitudini di tutta una stagione, di una vita che è passata come un lampo e che fila dritta verso la stazione di un mondo migliore.